Luigi, cosa è successo al 94esimo? Bella domanda. No, niente. Quello che posso dire è che correndo talmente veloce, l'unica cosa che ho pensato è come sento il contatto mi butto, anche se mi hanno detto che dall'altra parte c'erano Elia e non so Rossi da solo, però da soli non li ho visti. Però a quella velocità lì, appena ho sentito un mezzo contatto, mi sono buttato perché ho cercato di pigliare rigore, cioè la verità è questa. Poi l'arbitro ha deciso diversamente, va bene così. Dici in generale una grande prova di personalità da parte vostra, interpretata bene anche tatticamente, non solo a livello agonistico. Cosa vi lascia questa gara, al di là del punto contro la capolista, proprio a livello di consapevolezza? No, ci fa capire che noi siamo una squadra che se ci stiamo dentro e lottiamo dal primo all'ultimo secondo, siamo una squadra che dà fastidio a tutte. E come dice il mister, non possiamo permetterci di specchiarci, perché noi non siamo quella squadra lì. E noi sappiamo che ogni partita per noi deve essere l'ultima e dobbiamo riuscire a fare più punti possibile per arrivare al nostro obiettivo. E l'allenatore, il mister e lo staff ci chiedono questo. E oggi penso che si è visto questo. Dal tuo punto di vista individuale, stai finalmente vivendo un campionato da protagonista in Serie B, sembri sempre più a tuo agio in questa categoria, raccontaci le tue sensazioni e le tue prospettive. No, io sono contento perché il mister mi sta dando tanta fiducia e io cerco tutte le partite di ripagarla. Poi a livello personale ogni allenamento cerco di migliorarmi nelle cose magari nelle mie pec. Il mio obiettivo è fare bene con questa maglia per arrivare a fine anno che festeggiamo la salvezza. Poi si vedrà. Forse anche l'accoglienza finale del pubblico, quell'applauso, quella testimonianza che, a prescindere da una mancata vittoria, ripeto, contro una capolista del genere, contro un Benevento, però apprezzare il vostro sforzo, apprezzare la maglia sudata che avete... No, i tifosi oggi, la gente, secondo me l'hanno apprezzato, perché hanno visto una squadra che lottava su ogni palla. E ripeto, purtroppo gli episodi non ci stanno girando, perché se vediamo sull'1-1 c'è una palla presa di mano, in aria, bello, cioè, non lo so se l'arbitro non l'ha visto, però vabbè. Alla fine ha giudicato così, va bene, andiamo avanti e dobbiamo solamente stare zitti e pedalare, che è l'unica cosa che dobbiamo fare. Ci ti è piaciuta la gestione dei cartellini da parte dell'arbitro, dopo aver lanciato il discorso che stai facendo? Che grave, gli ha fatto due falli gravi nel primo tempo, da un fallo di ripartenza su Calò. Sì, allora ti dico, secondo me così, perché ci sono anche degli episodi, pure Viola ha fatto un fallo vicino alla panchina su Germoni che sta ripartendo, cioè da dietro gli tira la maglia, quella è ammonizione e non c'è stato così, però ripeto, non ci dobbiamo attaccare a queste cose, noi dobbiamo pensare a giocare e basta. Gigi, un'ultima considerazione, la grande personalità che la Juventus abbia mostrato in casa, ha mostrato oggi ma anche nelle altre uscite, replicarla in trasferta potrebbe essere quasi staccare il pass per la salvezza, perché effettivamente ci sono stati alcuni blackout che non hanno rispecchiato il vostro vero valore. È vero, delle attenuanti fisiche, ma a volte sembrava proprio staccare la spina di quest'anno. Mi viene in mente Livorno, ma anche la Spezia. Noi in casa deve essere il nostro fortino, dobbiamo fare più punti possibili in casa, perché da qui passa la salvezza nostra per me. E poi fuori casa sicuramente dobbiamo migliorare, perché fuori casa ogni tanto portare a casa 3 punti significa tantissimo, specialmente in questa categoria, però ci dobbiamo lavorare e ci stiamo lavorando, quindi magari con il tempo speriamo che si veda qualche miglioramento su questo punto di vista. Forse la chiave, concludendo, può essere anche che le vostre caratteristiche di squadra sono un po' da trasferta, perché comunque... Sì. Gli spazi a campo aperto fate male, quindi
è un peccato non sfruttarli. Sì, sì, ripeto, purtroppo pure a Livorno siamo stati ingenui, perché era una partita dove fino al 60esimo dovevamo meritare di vincere. E poi abbiamo preso un gol da foriare con un tiro così, da lì non c'eravamo più. È proprio questo che dobbiamo migliorare: quando andiamo in vantaggio oppure quando fuori casa non si deve vincere, si porta un punto. Quello c'è da migliorare tanto, però sono convinto che il mister su questa cosa ci fa lavorare tanto. Va bene, grazie. Grazie. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, spara coriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24.